Quello che voglio fare in questo video è dimostrare uno dei risultati più utili in geometria, e cioè che un angolo inscritto non è altro che un angolo il cui vertice sta sulla circonferenza di un cerchio, eh? Quindi questo qui è un angolo inscritto, questo qui. Lo identifico con psi, ok? Uso psi per l'angolo inscritto nel nostro cerchio e per gli angoli di questo video. Questo psi, l'angolo inscritto, sarà esattamente un mezzo, la metà, dell'angolo centrale che sottende lo stesso arco. Ho appena usato un sacco di paroloni, però penso che capirai quello che sto dicendo. Allora, questo è psi, questo è un angolo iscritto, ok? Il suo vertice sta sulla circonferenza. E se disegno i due raggi che escono da questo angolo, le due corde che definiscono quest'angolo, se vuoi pensare così, questo qui è l'arco. Ok, se guardi la parte di circonferenza del cerchio che ci sta dentro, quello è l'arco sotteso da psi. Sono un sacco di paroloni, ma penso che l'idea sia piuttosto semplice. Quindi questo qui è l'arco sotteso da psi, ok? Dove psi? Ok, quindi questo è l'arco. Aspetta, lo scrivo così. Arco sotteso, sotteso, sotteso da psi. Okay? Dove psi è quest'angolo iscritto qui, okay? Col vertice che sta sulla circonferenza. Ora, un angolo centrale è l'angolo in cui il vertice sta al centro del cerchio. Okay? Quindi diciamo che questo qui, provo a farlo occhio, eh? Diciamo che questo qui è il centro del cerchio. Okay? Quindi fammi disegnare un angolo centrale che sottende questo stesso arco. Allora, questo qui, okay? Questo qui è un angolo centrale che sottende lo stesso arco, così, ok? E questo qui chiamiamolo, quindi questo qui è psi e quest'altro chiamiamolo teta, ok? Ora, quello che dimostrerò in questo video è che psi è sempre uguale a un mezzo di teta. Quindi, se ti dicessi che questo qui è uguale a, non lo so, a 25 gradi, allora sapresti immediatamente che θ deve essere uguale a 50 gradi. O se ti dicessi che θ è di 80 gradi, allora sapresti immediatamente che il ψ è 40 gradi. Quindi fammelo dimostrare. Allora, fammi togliere un po' di cose. Allora, un buon punto di partenza, ok, o un punto da cui mi piace partire, è un caso particolare. Disegno un angolo iscritto, però una delle corde che definiscono questo qui, sarà il diametro del cerchio. Quindi questo non sarà un caso generico, eh? Sarà un caso particolare. Però vediamo, allora, diciamo che questo è il centro del cerchio. Lo faccio a occhio. No, aspetta. Diciamo che il centro sta qui. Allora, fammi disegnare un diametro. Ok, quindi questo qui è un diametro del cerchio. E poi fammi definire un angolo iscritto. Il diametro quindi è un lato del mio angolo e poi l'altro lato magari diciamo che è fatto per esempio così. Quindi questo qui lo chiamo psi. Ok? Ora se questo è psi, questa lunghezza qui, questo qui, è un raggio. Ok? Questo è il raggio del nostro cerchio. E questa lunghezza qui, questa, anche qui è il raggio del cerchio, no? Dal centro alla circonferenza. La circonferenza è definita come tutti i punti che stanno lontani esattamente un raggio dal centro, no? Quindi anche questo qui è un raggio. Ci sei? Ora, questo triangolo qui, questo è un triangolo isoscele, perché ha due lati che sono uguali. Questi due lati sono sicuramente uguali, no? Sappiamo che quando abbiamo due lati che sono uguali, allora anche i loro angoli sono uguali. Quindi questo sarà uguale a psi. Potresti non riconoscerlo perché è girato, eh? Però penso che molti di noi, quando vedono un triangolo fatto così, se ti dico che questo è R e che questo è R, allora lo sai che se i lati sono uguali, e allora se ti dico che questo è psi, aspetta, fammi disegnare un po' meglio, se questo è psi, allora sai che anche questo deve essere psi. Gli angoli della base sono equivalenti in un triangolo isoscele, ok? Quindi questo è psi e anche questo è psi. Ora, fammi dare un'occhiata all'angolo centrale. Questo è l'angolo centrale che sottende lo stesso arco. Evidenziamo l'arco sotteso da entrambi, eccolo qua. Quindi questo qui è l'arco che entrambi sottendono. E questo è l'angolo centrale, teta. Ora, se quest'angolo è teta, quanto sarà quest'angolo qui? Quest'angolo qui. Quest'angolo è supplementare a teta, quindi è 180 gradi meno teta.
Quando sommi questi angoli, giri, fai un giro di 180 gradi, o tipo formano una retta sola, ci sei, sono supplementari. Ora, sappiamo anche che questi tre angoli stanno nello stesso triangolo, quindi anche la loro somma deve essere 180 gradi. Quindi otteniamo che psi, questo psi, più questo psi, più quest'angolo, che è 180 meno teta, la somma di questi tre angoli deve fare 180. Sono i tre angoli di un triangolo. Ora possiamo sottrarre 180 da entrambe le parti, qui e qui. E quindi psi più psi fa 2 psi meno teta è uguale a 0. Sommiamo teta entrambe le parti e quindi ottieni che 2 psi è uguale a teta. Moltiplichi entrambe le parti per un mezzo o dividi entrambi i lati per 2 e ottieni che psi è uguale a un mezzo teta. E quindi abbiamo appena dimostrato quello che abbiamo impostato per un caso particolare, dove l'angolo iscritto è definito, dove uno dei lati, uno dei raggi, se puoi vedere queste rette qui come i raggi dell'angolo iscritto, questi qui stanno, uno di questi sta lungo il diametro. Quindi il diametro forma parte di questo qui. Quindi questo è un caso particolare, ok, dove un lato dell'angolo sta sul diametro. Quindi già potremmo un po' generalizzare un pochino. Ok, perciò adesso sappiamo che se questo è 50, questo sarà 100 gradi. No? Ci sei? Quindi qualsiasi sia psi o qualsiasi sia teta, psi sarà un mezzo di quello lì. O qualsiasi sia psi, teta sarà due volte questo qui. E adesso applichiamo la formula per tutti i casi. Ok, possiamo usare questa nozione ogni volta che, cioè, semplicemente usando. Aspetta, fammi pulire un po'. Ecco. Quindi, usando il risultato che abbiamo appena ottenuto, possiamo un po' generalizzare, ok? Sebbene questa non si applica per tutti gli angoli iscritti, però adesso vediamo se riusciamo a generalizzare. Facciamo che abbiamo un angolo fatto così. Ok. Allora, in questa situazione qui, il centro lo puoi tipo vedere che sta dentro all'angolo. Questo qui è il mio angolo iscritto, no? Psi. E adesso voglio trovare la relazione tra questo angolo iscritto e l'angolo centrale che sottende lo stesso arco. Quindi questo qui è l'angolo centrale che sottende lo stesso arco. Questo qui è teta. E potresti dire, ho capito, però nessuno di questi termini o nessuno di queste corde che definisce quest'angolo, nessuno è un diametro. Però quello che possiamo fare è disegnarlo un diametro. Ok? Se il centro sta dentro a queste due corde qui, possiamo disegnare un diametro così. Possiamo disegnare un diametro fatto in questo modo. E se disegniamo un diametro fatto così, se definiamo quest'angolo come psi1 e quest'angolo come psi 2. Chiaramente psi è la somma di questi due angoli, no? E se chiamiamo quest'angolo teta 1 e questo teta 2, sappiamo immediatamente che semplicemente usando il risultato che abbiamo appena ottenuto, no? Dato che abbiamo che un lato degli angoli in entrambi i casi, ok? Adesso qui è un diametro, no? Sappiamo che psi 1 sarà uguale a un mezzo teta 1. L'abbiamo appena dimostrato, no? E sappiamo che psi 2 sarà un mezzo di teta 2. Quindi psi 2 è uguale a un mezzo di teta 2. Perciò psi, che è psi 1 più psi 2, no? Psi 1 più psi 2. Quindi psi 1 più psi 2 sarà uguale a queste due cose qui, no? Un mezzo teta 1 più un mezzo teta 2. Ora, psi 1 più psi 2. A quanto è uguale? Questo è uguale al primo angolo che avevamo, il primo angolo iscritto con cui volevamo avere a che fare, no? Quindi questo è psi. E questo qui, questo è uguale a un mezzo per teta 1 più teta 2. E quant'è teta 1 più teta 2? È il nostro teta originale, quello con cui avevamo a che fare all'inizio, no? Quindi questo è teta. Perciò ora vedi che psi è uguale a un mezzo teta. E perciò l'abbiamo dimostrato per un caso un po' più generico, dove il centro sta all'interno di questi due raggi, ok? Che definiscono il nostro angolo. Però ancora non abbiamo affrontato la situazione un po' più complicata, o la situazione, diciamo, più generale, in cui se questo qui è il centro del cerchio e ho un angolo iscritto in cui il centro del cerchio non sta fra le due corde, no? Fammelo disegnare. Allora, perciò, per esempio, questo è il mio vertice, no? Cambio colori. Quindi diciamo che questa è una delle due corde che definisce l'angolo in questo modo. E diciamo che l'altra
è questa qui, quella che definisce l'angolo in questo modo qui. Ok? Quindi come troviamo la relazione tra questo qui, questo angolo qui, chiamiamolo psi1. Come troviamo la relazione tra psi1 e l'angolo centrale che sottende lo stesso arco? Allora, quando parlo di stesso arco è questo qui, no? Perciò l'angolo centrale che sottende lo stesso arco sarà fatto così. Questo così. Ok, e questo chiamiamolo teta 1. Ora, quello che possiamo fare è usare quello che abbiamo appena imparato. Ok, quando un lato dell'angolo iscritto è il diametro. Quindi costruiamo. Allora, fammici disegnare un diametro. Il risultato che vogliamo di nuovo è che questo dovrebbe essere un mezzo di questo, però dimostriamolo. Disegniamo un diametro in questo aspetto, fammelo fare un po' più dritto. Ecco, disegniamo un diametro così. Allora, fammi chiamare quest'angolo qui, questo fammelo chiamare psi2. Quest'angolo qui, psi2. E questo sta sottendendo quest'arco qui. Ok? Fammelo fare un colore un po' più scuro. Ecco, sta sottendendo quest'arco qui. Questo è l'arco sotteso da psi2. Quindi l'angolo centrale che sottende lo stesso arco lo chiamo teta 2. Ora, sappiamo dalla parte precedente di questo video, no? Abbiamo fatto prima che psi2 sarà uguale a un mezzo, psi2 sarà uguale a un mezzo di teta 2, giusto? No? Condividono, il diametro sta qui, condividono il diametro, no? Il diametro è una delle corde che forma tutti e due gli angoli, diciamo, no? Quindi psi2 sarà uguale a un mezzo teta 2. Un mezzo teta 2. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto prima, no? Quindi questo è un angolo iscritto, è una delle due corde che lo definisce, sta sul diametro. Perciò questo sarà un mezzo di quest'angolo, no? Dell'angolo centrale che sottende lo stesso arco. Ora, diamo un'occhiata a quest'angolo più grande, all'angolone, quest'angolone qui. Questo è psi1 più psi2, giusto? Quindi quest'angolo più grande qui è psi1 più psi2. E di nuovo, questo sottende tutto quest'arco qui, questo arcone. E ha un diametro come corde che definisce quest'angolo enorme, quest'angolone qua. Perciò, questo sarà un mezzo di quest'angolo centrale che sottende lo stesso arco. Stiamo solo usando quello che abbiamo già dimostrato in questo video qui. Quindi questo qui sarà uguale a un mezzo per di quest'angolone enorme, di quest'angolone centrale, quindi di teta 1 più teta 2. E fino adesso abbiamo semplicemente usato tutto quello che abbiamo imparato precedentemente in questo video. Adesso sappiamo già che psi2 è uguale a un mezzo di teta 2. Perciò fammi fare questa sostituzione. Ok? Questo è uguale a questo, no? Perciò possiamo dire che psi1 è uguale a... No, aspetta, scusa. Psi1 più un mezzo di teta 2, cioè, scrivo questo al posto di psi2, no? Quindi un mezzo di teta 2 è uguale a un mezzo di teta 1 più un mezzo di teta 2, distribuiscono un mezzo, no? Ora possiamo sottrarre un mezzo teta 2 da entrambi i lati e otteniamo il nostro risultato. Psi1 è uguale a un mezzo di teta 1. E abbiamo finito. Abbiamo dimostrato la situazione e quindi abbiamo dimostrato che l'angolo iscritto è sempre un mezzo dell'angolo centrale che sottende lo stesso arco. A prescindere dal fatto che il centro del cerchio sia dentro l'angolo o fuori dall'angolo o se c'è un diametro che sta sul lato. Perciò qualsiasi altro angolo potrà essere sempre costruito come la somma di uno di tutti quelli che abbiamo già fatto. Quindi spero che tu l'abbia trovato utile e adesso possiamo costruire qualcosa su questo risultato per fare qualche altra dimostrazione di geometria.